Allora, Latina battuta qui sul campo della Nuova Florida, però la prestazione della Latina non proprio maiuscola, però c'è stata, è stata decisa. Varano, è mancato soltanto il gol per te? No, non è mancato tanto il gol, comunque la squadra non ha girato come abbiamo girato sempre. Purtroppo poi quando incontri queste squadre che stanno a difendere e stanno ad attaccare, comunque è difficile uscire con al piede. Ecco sono stati due gol, eh, due gol, soprattutto il gol del vantaggio, due disattenzioni, la panchina soprattutto l'onimista è veramente andato su tutte le furie. Vabbè, hanno ragione, comunque abbiamo perso due palle malamente, lì in questi casi bisogna anche buttarla fuori, bisogna fare un passo indietro e buttarla fuori, però purtroppo è andata così. Ci rimbocchiamo le maniche per la prossima partita. Mister Valente, eh, c'è forte amarezza per questa sconfitta, dopo il, il secondo gol loro c'è stata addirittura l'occasione per poter pareggiare più volte gli interventi straordinari del portiere di casa e eh, voi siete stati poco in incisivi, poi ancora un errore, vi ha a quel punto sicuramente tagliato le gambe? Sì, è una giusta lettura, forse siamo stati poco determinati a cercare... Troppo leziosi? troppo leziosi e poco determinati a cercare il gol del pareggio. Ecco, quando è arrivato il gol invece di Coronato, che poi tra l'altro chiedeva incessantemente dalla panchina di essere sostituito, lei ha detto devi stringere un po' i denti, ha dato veramente tanto. E diciamo che siamo in un... abbiamo una formazione un po' rimaneggiata, cioè avevamo un espulso che è di Mario che comunque sia ci poteva dare sicuramente minutaggio e, e gamba per tutta la partita. E questo è, quello che è il massimo che siamo riusciti a fare oggi non è sufficiente Vabbè, avevate preparato sicuramente la gara eh, forti anche della, della sconfitta della settimana scorsa che tra l'altro è arrivata di misura però una prestazione anche maiuscola la settimana scorsa la settimana scorsa abbiamo giocato secondo me contro la squadra più forte del campionato e adesso, adesso dobbiamo iniziare a fare punti perché altrimenti non, non riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo che è il playoff Allora, mister, eh, torna la vittoria, il successo dopo due battute di arresto pesanti che hanno fatto perdere la, la testa della classifica. C'è un po' più di decisione anche se ancora qualche cosa nel meccanismo oggi ancora sembrava inceppato. Sì, sì, buonasera. Beh, è stata una bella partita come all'andata, l'andata è finita 2-1, tiratissima, qui anche a un certo punto... A pochi 10 minuti alla fine credo 2-1 a loro l'hanno riaperta dopo il 2-0 nostro eh, sono una bella squadra, sono quadrati noi veniamo da un periodo un pochino difficile però dobbiamo ritrovare un po' di serenità perché è quella che ci manca quando sbagli sotto porta come al primo tempo a porta vuota eh, quella è mancanza di serenità stiamo cercando di ritrovarla, di fare gruppo tra di noi e... Vediamo, vediamo. Noi continuiamo a combattere ogni, ogni sabato. Senza allora, problemi. Mister, abbiamo visto qualche cambiamento: qualcuno che va, qualcuno eh, che, che arriva, soprattutto quelli che arrivano. Un esordio giovanissimo, giovanissimo non più di tanto. Comunque, riesce a coronarlo anche con un gol molto, molto importante. Si è fatto trovare al momento giusto, come spesso eh, dalla panchina sentiamo dire. Sì, sì. Roberto è un ragazzo. Partiamo dal presupposto che è un ragazzo fantastico. E... È da diversi mesi che si allena con noi, viene da un lungo infortunio, siamo riusciti oggi a farlo esordire. Eh, un ragazzo che a Pomezia credo uno dei, dei più bravi a livello giovanile, è sempre stato uno dei, dei più bravi dei talenti emergenti, poi purtroppo gli infortuni l'hanno un po' fermato, eh, ha fatto C1-C2. Oggi siamo riusciti a portarcelo, poi ripeto, fa parte di questo gruppo, quindi fa piacere, poi quando l'esordio è bagnato dal gol fa piacere il gol del 3-1 tra l'altro, quindi bravo! Allora mister, alla fine della, della scorsa partita il commento lapitario sembrava che eh, piovesse ma in realtà nevica, vogliamo un po' spiegare questo, chiamiamola aneddoto da parte tua? No, 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 era riferito un pochino a quello che stava succedendo, nel senso che tante volte l'avevamo detto dopo il giro d'andata, eh, quando hai delle rose molto lunghe sono armi a doppio taglio perché comunque hai la possibilità eh, di pescare in fondo a insomma, la rosa quando hai dei problemi, però è pur vero che poi quando dei ragazzi magari giocano un po' meno si possono creare delle lamentele, ultimamente ci stavamo allenando male, eh, troppi musi lunghi, troppe chiacchiere, purtroppo... Eh, siamo intervenuti un po' pesantemente con la società, ma per il semplice fatto che abbiamo cercato e stiamo provando a ridare serenità al gruppo. Eh, ma non, non si tratta di prendere o mandare via, si tratta solamente di remare tutti dalla stessa direzione. Mister, ma questa vittoria può come si dice un po' ridare calma, o questa sosta che arriva può ridare e ricaricare le pile? Ma guarda il il patto se vuoi, che abbiamo fatto con i ragazzi è proprio quello di eh, rimanere uniti e cercare di arrivare fino in fondo, ma come ho sempre non si fanno le cose a dispetto dei Santi, no? quindi uno cerca di fare quello che può, poi se gli avversari sono più bravi si stringe la mano. Venerdì abbiamo perso una, veramente una bella partita che avevamo recuperato, siamo andati sopra, l'abbiamo praticamente gettata alle ortiche con due errori, uno tra l'altro mio, quindi non c'entrano niente i ragazzi. Eh, purtroppo può succedere, però si vince e si perde da squadra. Venerdì abbiamo perso da squadra, oggi abbiamo vinto da squadra, questa è la cosa più importante. Ci sono presupposti che, di assistere ad un filare di campionato veramente come da tanti anni ce lo aspettavamo, perché adesso tra le, nelle, tra le prime posizioni sono raccolte tre squadre, quattro squadre, si continua a correre soprattutto dietro. Sì, sì, noi abbiamo adesso una difficile trasferta con uh, Lidol Pirata. Poi abbiamo anche l'Egols fuori casa, quindi per noi è ancora lunga e tutta in salita. Ripeto, non, non ci creiamo problemi, giochiamo. Sperando, come già detto, di recuperare il purtroppo gran numero di infortunati, perché noi comunque stiamo giocando senza Di Napoli, senza Mignone, senza Antenos, da troppo tempo ormai. Il problema è vediamo come li recuperiamo. L'importante è che questi ragazzi che oggi vanno in campo, oggi anche esordito Capobianco, che sono due anni che sta con noi e non ha mai fatto un minuto, ma non è mai mancato ad un allenamento. Questa è la cosa più importante. Il gruppo si vede da queste cose, non si vede da chi segna. Si vede da chi ti permette di allenarti, allenarti bene e sta sempre sul pezzo. E quando lo chiami risponde presente.